single day. I'm gonna make. Buongiorno a tutte ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Scusate per i capelli, ma prima avevo una specie di codino e mi fa male la testa, allora l'ho sciolto, adesso non si capisce cosa vogliono fare. Questo è un nuovo video sull'aggiornamento delle scorte. In questo caso parliamo delle shampoo, balsamo e maschere. Dunque, di shampoo di Sobio me ne sono rimasti tre: questo fortificante al guaranà, poi questo nutriente al burro di karité, poi di shampoo, ah no, sempre di Sobio ho anche questo alla verbena purificante. Poi di biologico questo shampoo con la canna da zucchero e olio di cocco che potete trovare dal DM. Sempre come shampoo, fisio shampoo biologico all'olio di macadamia di Omia. Questo forse lo regalerò a mia madre, vedremo. Poi sempre shampoo, lo shampoo nella vecchia versione di Vrochet che solitamente utilizzo di estate. Poi ho Little Green Kids Shampoo e Conditioner, questo è una specie di shampoo balsamo per i bambini. Io l'ho pensato da utilizzare magari quando vado in piscina o al mare, se usciremo. Poi sempre come shampoo, shampoo biologico nutriente, capelli secchi e sfibrati, certificato IAB di Intra. Come shampoo ho anche shampoo idratante con riso e latte di mandorla di Natural Philosophy che potete trovare da Tigotam. Meno male che ce l'ho. Poi officina di saponi, shampoo l'argan e rosa. Mi piace tantissimo questo marchio, lo potete trovare su Bio Vegan Shop. Poi questo shampoo che sicuramente andrò a regalare perché ho provato il balsamo, la maschera mi ha fatto pena. Di Freshly, questo è shampoo rigenerante con il pompelmo. Al massimo se farò una beauty box con i prodotti riciclati, magari che non mi piacciono, che non utilizzo, sapete come faccio ogni tanto, magari ve lo metto. Questo è nuovo, ma ripeto, ho provato tutta la linea, mi ha fatto pena lo shampoo, cioè mi viene l'ansia solo guardarlo. E l'ultimo shampoo è Air Food alla papaya riparatrice. Questo qua dei nuovi shampoo mi è rimasto quello, mentre quello all'aloe io lo adoro. Poi passiamo ai balsamo. Di balsamo ho di Natural Philosophy balsamo ravvivante camomilla e miele. Questo lo potete trovare da Tigotà. Sapete che non faccio fatica a smaltire il balsamo perché quando faccio l'impacco pre-shampoo li utilizzo per detergere la cute come primo passaggio. Un balsamo amatissimo è questo per capelli, il girasole di cosmetici di Fedea, certificato IAB, costa pochissimo. Lo potete trovare sia da Hypercop, da Lillapois o sul loro sito, comunque fa sempre parte di Pierpaoli. Sempre come balsamo questo qua, il Timo di PH Bio. Io non trovo differenze, li trovo tutti uguali, simili, anche nell'efficacia. Questo certificato IAB ovviamente biologico lo conoscete tutti. Poi delle maschere in tubo ho la maschera capelli e karité e lupolo di iBio. Ho già utilizzato una versione di questa maschera, non mi era piaciuta tanto, quindi questa mi sa che ve la regalerò. Poi di Cosnature maschere riparatrice l'avocado, questa piccolina, sempre biologica. Poi le maschere in barattolo, ne ho due di Intra, una che devo provare, mi dimentico sempre, bio maschera detox al carbone e zenzero, famosissima, che piace a tutti, mi sono dimenticata di averla. Poi la mia amata utilizzata, e questa è quella che ho ricomprato, la maschera per capelli secchi e sfibrati nutriente al cocco e karité, costano pochissimo e sono validissime. Poi ho la maschera nutriente con mandorla, cotone, quinoa e aloe vera di BioPoint, la linea biologica. Infatti questa, come potete vedere, è certificata. Ok. Poi di Pharma Officina ho la maschera capelli nutriente ristrutturante allo zafferano che ho acquistato quest'estate se non sbaglio. Poi di Biologic maschera canna di zucchero e olio di cocco. Avevo preso sia balsamo che lo shampoo e la maschera e infatti il balsamo mi era piaciuto tanto.
La mia amatissima maschera riparatrice intensa dopo sole di Dr. Taffy al Monoi, questa è pazzesca, di estate la dovete avere. L'odore può non piacere perché sa tantissimo di Monoi, ma è buonissima, ristrutturante, ammorbidente, districante. Poi la maschera capelli e la castagna di PHB, io ne ho utilizzate tantissime, questa è l'ultima che mi è rimasta nelle scorte, il solito calabrone sul balcone, io non capisco. E poi di Air Food, l'altra versione che avevo comprato, sto utilizzando in questo momento quella all'aloe, avevo comprato quella alla macadamia lisciante. Sapete che io ho una bruttissima esperienza con le Air Food, insomma, non mi attirano per niente, quella all'aloe niente di che, ho preso questa, però ecco, non sto nella pelle per utilizzarla, insomma, la utilizzerò quando mi girerà. E niente ragazze, queste sono state le scorte dei miei prodotti per i capelli, come avete visto sono stata bravissima, ne ho smaltite un sacco, quindi dopo la quarantena urgerà un po' di shopping, perché negli altri video vedrete che ho pochi creme corpo, bagno schiuma, insomma ragazze, mi state facendo ribaltare casa per tirare fuori le mie scorte, io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!